Bentornati amici, bentornati dal vostro Ivan Marshall, Grand Theft Auto 4, settima puntata, ragazzi. Siamo già alla settima puntata, cioè in realtà ancora, perché non siamo neanche a metà del gioco. Eccoci qua. Ripartiamo da dove eravamo rimasti. Eccoci. Allora, la cosa è ancora qui. La macchina è ancora qui. Yeah. Ancora. Ancora. È cambiato. Avevi i capelli lunghi una volta. Sì. Sì. Chi è? Oh, che succede? Un dissidente. Ma che dici? Quello parla spagnolo. Quello parla inglese. Oh, ma non si capisce niente. Aspetta che non sento niente, questi stanno facendo un casino enorme. Sono in tre, quello fa il gesto dell'ombrello. Sì. Basta! Questo parla spagnolo. Lo insulta in tutti i modi possibili. Carago, la puttana, questo che dici? Questo pure in inglese. Avete finito? Oh, finalmente. Grazie. Hanno finito. Non si è capito niente. Quella la puttana la pinga da quello là. The world is going to finish, diceva quello. Sta finendo il mondo, scappiamo. Quell'altro. Ma che cacchio dici, diceva in spagnolo. Figlio di questo, padre di quello. Beh, quel paese, tu e quell'altro che ne è. Ho rubato la macchina. Ecco, stavo dicendo, non se ne sono accorto. Oh, l'ho ammazzato! Hanno ammazzato il proprietario della macchina. Ragazzi. La puntata comincia col botto, ovviamente, partenza col botto. Allora dobbiamo andare da una certa Elisabetta Torres, che sta qui dove abita, dove c'è Manny. Promesso? Ah, era che non mi sono sbagliato, ho preso che sto salendo le scale. Intanto con K-Lai dei Marion ancora, con le canzoni. Là solo, devo imparare, già l'avevo detto ragazzi. Ovviamente vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un like, un commento, attivate la campanellina. Chi è questo? Ecco l'Elisabetta Torres, dovrebbe essere lei. Chi è? C'è il ciccio bodyguard che apre la porta. Che succede? Chi è? Che mi tocca? Che vuole? Dai, tutta sta cosa. And Nico, this is Elisabetta. She's an old friend. Elisabetta? Some work. Okay, thank you, Mom. Oh, hey, attenzione. So, tough guy. You know about confidenza, schiaffano i culetti qua delle donne. E non posso fare niente. What do you need? Sì, però è meglio, non conviene che stai piegata così, perché già si vede il mezzo mondo, si vede tutto, si vede. Quell'altro ha le mani vicino, la zona... Ecco, quindi, ecco, stai meglio così. Sono più grandi della tua testa, vorrei dire. Allora. Ah, Patrick McCreary. Ah, scusa un attimo. McCreary come quell'altro lì, sono fratelli. But I've never trusted the people he's buying off and I can't in good consciousness help. Sembra Chiellini, tra l'altro, Patrick McCreary. Patrick Chiellini, come si chiama. Che ha il naso uguale, guarda, è uguale. È Chiellini di profilo. All right, tough guy, let's do this. Sure. Andiamo. See you later, Nico. Goodbye. And will you call Michelle again? She really likes you. Yeah. Sì, come... Senti, non è se mi posso fare tutta la città io. Già sono con Michelle. Senti, non è che mi spiacerebbe anche Elisabetta, dai, è carina, dai. Mentre la mia ragazza è più bella, ciao amore, mua. Non ti ingelosire. I got this meeting over on Joylet Street. Sì. There's a rifle up on the roof of the place next door. Sì. Okay. You need to go up there and make sure nothing. Chi è questo? E mi guarda storto pure. Ancora, quello di prima era, quello lì che insultava in spagnolo. Si è messo il cappello. Questo è un personaggio. Eccolo là. E mi guarda ancora. Ma che guardi? Ma dov'è? Ancora. Che guardi? Vai, fuma, intossicati. Ma. Allora, ripartiamo, ragazzi. La macchina dov'è? L'ho lasciata là nella fogna. Vabbè, non fa niente, prendiamo un altro. Ah no, me l'hanno parcheggiata in mezzo alla strada. Ah, non è la mia. Boh, vabbè, c'è una moto. Facciamo prima, prendiamo la moto. Visto che non devo... Non c'è l'antifurto. Il casco che spona dalle mie parti basse.
solito. Partiamo. Andiamo. Dobbiamo fare fuori qualcuno. Ah, potremmo andare anche a piedi. Potremmo anche andare a piedi. Vabbè, non si sa mai. E mi seccono. Sali sul tetto a recuperare il fucile da cecchino. Lasciamo il casco giù per le scale. Lasciamolo lì, magari serve a qualcuno. Che succede? Che è? La lettiera dei gatti. Che è sta cosa qua? La lettiera dei gatti, forse. Questi condomini tutti, uno più schifoso dell'altro. Oh, che è? È morto? Salve! Oh! Ah, scusa, pensavo fossi morto. Niente, no, a posto, pensavo fossi morto. Tutto a posto, niente, scusi. Ho detto scusa! Oh, pensavo fossi morto, che ne so. Vedo la gente morta. Il sesto senso con Bruce Willis, guardate questo film, è spettacolare. Ecco qua il fucile cecchino. Ah, finalmente un'arma decente. Raggiunge posizione strategica. Vi ricordate, dovevamo stare bassi così, come con... come con Little Jacob Bob Marley. Attenzione, arriva gente. Patrick e Potrick. Qua, non so chi è questo qui. Hulk. C'è la maglietta verde. Sarà Hulk. Allora, devo fare da copertura. Cioè, guardargli le spalle, come si vuol dire. Mentre loro chiacchierano. Guarda qua, posso vedere anche... Ah, questo è il tizio baffuto di Lyle Rivas. L'amico di Lyle Rivas. Dobbiamo stare attenti, casomai questi tirano fuori le armi, qualcosa va storto. Dobbiamo proteggerli. Quindi attenzione. Stiamo attenti a quelli in fondo soprattutto. Sono in due, però anche quelli là sotto non è che mi convincono. C'è anche Capitan America, tra l'altro, laggiù. Ridotto un po' male dalla vecchiaia. Oh, attenzione! Hai visto? Lo sapevo. Sono tirato fuori le armi. Ah! Ah! Ah. Oh, che succede? Oh, lascia stare il mio amico. Ancora ne arrivano. Questo scoppia. Sì, scoppia. Aia. Quello è caduto all'India. No, fermo. C'è più? Capitan America, muori anche tu. Ho finito i colpi. Però è finita anche la missione. Sembra che sia andato tutto bene. Missione compiuta? Sì, missione compiuta, ragazzi. È andata. Those dealers double crossed your boy. But I managed to. Abbiamo massacrati. Monami was right about you. You are good. Grazie. I have some more work for you. I'm sure Becky is pleased as well, eh? Eh sì, sarà contento, sì. Allora, purtroppo abbiamo finito i colpi del fucile, ne ho sparati un po' troppi, quest'arma potevo conservare. Però visto che sono rimaste le munizioni, vediamo se riesco ad arrivarci. Qua c'è una scala, aspetta. Non vorrei fare una gradinata. Ecco, ho fatto una gradinata. Ah no, non sono morto. No, niente, sono morto. Mannaggia la miseria, ragazzi. Pensavo di cadere sulla scala lì. Volevo cadere sulla scala. Siccome c'era il bordo, non potevo saltare. Vabbè. Niente, siamo morti. Non fa niente, capita di morire. Allora, bella questa, macchina di torretto. Scendete tutti e due. No, l'ambulanza, voglio la macchina io. Scendete. Mi serve la macchina. Ciao. Sempre quello che rimane, il passeggero rimane sempre con me. Non si spaventa, rimane sempre con me. Contento lui. Ma perché non scendete? Poi fate tutti gli scantolini. Scendete, non rompete le scatole. La mia fidanzata è più coraggiosa di te, guarda. Tra l'altro. Allora, dobbiamo andare di nuovo da Elisabetta. Elisabetta. Che non è quella di Dracula di Bram Stoker, altro grande film con Gary Oldman, guardatelo. Guardate anche quello. Ora questo gli spara, tutto con questo sparargli mentre qui. Tranquillo. Yeah, no, chi poteva essere? Roman che lavora per i call center. Sì, sono impegnato. Sì, ok. Si è calmato. Non scappa più. Si è calmato, guarda. Si è calmato. Non ha più paura. Roman gli fa piacere. Guarda. Sembra Big Swap. Ah no, ok, sempre di nuovo. Ho capito, quindi quando c'è ha chiamato Roma. Oh, che fa? Ma che è sbarellato questo?
Ma che sei? È qualcosa fuori posto. Tanto la polizia non dice niente. Vabbè. Questa ha qualche rodella fuori posto. Allora, è autoterrorizzato. Poi mi ha chiamato Roman. Ho sentito la voce di Roman e si è calmato. Poi appena ho chiuso, di nuovo ho ricominciato. Poi sono sceso e ho cercato di uccidermi pure. Andiamo avanti, dai. Blow your cover. Oh, attenzione, che succede qua? Ehi. Ehi, attenzione, che succede? Stiamo attenti dove mettiamo le mani. Ehi. Guarda questa. Questa twerka pure. Ma chi è questa? Twerka col pigiama rosa. Ma questa è lesbica. No, mi sembra un pochino lesbica questa Elisabetta. No, boh, vabbè. Eventualmente non c'è nessun problema, ovviamente. Chi è? Johnny? Chi è? Johnny, piacere. Oddio. Sì. Buono, io pure una montagna di desideri, di idee. Sure. Non si sente niente. See you there. So who else do you need to meet, huh? Chi altro devi conoscere? No. Playboy. Sì, la rivista. X. This is Nico. Chi è quest'altro gnara gnara carnato qua? What's up, money? What's up? Vieni con me, Playboy. Vai, così ci arrestano tutti una volta. Sì, ho trasato in padella. Sicuramente. Chi è? Ah, la nonnetta, tra l'altro, che ballava con Mandy. È sempre lei la vecchietta. È una scuola di ballo. È scritta una scuola di ballo la vecchietta. Andiamo a Cassidy Street. Balla meglio di me la vecchietta. C'è un hammer giallo. Però siccome ho la mia macchina, credino non mi ha chiuso lo sportello. Io non ho chiuso il mio, altro che me la ruba la macchina. Lo sanno che è mia, si spaventa. Andiamo a Cassidy Street. Ragazzi, questo inizio di settima puntata è un pochino movimentato. Non lavora per Elisabetta. Scusa. Questo è Playboy X. La pronuncia inglese è proprio bella. Playboy X per noi italiani. Sì. Ora cosa sei? Non lo so che cosa. Mi farei parlare. Mi censurano il mio video per parolacce. Al solito passiamo senza pagare. Vediamo se ci riusciamo. Niente, non ci riusciamo. Ah no, a posto. Abbiamo distrutto la macchina. Non cammina più. Perfetto. No, basta, cammina lo stesso. Non cammina. Abbiamo la macchina. Scusa, devo cambiare macchina, non cammina più. Scusa, con questa passiamo perché è più grossa. Scendi, chiunque tu sia. Oh, gli è comparso il casco sulla testa dal nulla. Gli è spawnato un casco sulla testa. Aia, che fanno? Che volete? No, non sparare, che poi mi arrivano 10 stelle. Ormai passiamo, siamo ricercati. Perché stai sparando alla polizia? Perché mi spara? Perché mi ricerca? Perché che vogliono? Non ho fatto niente. Ah, forse quando ho sbattuto con quella colonnina, la macchina è passata leggermente la sbarra. Ho detto, oh, questo non ha pagato. Però non gli spara da addosso. E poi mi fai aumentare le stelle. Beh, a me cercano, no? Ancora, ho detto non sparargli. Non sparargli, non capisci l'italiano. No, shoot the police. No. Stop shooting the police, no. Come lo devo dire? Sierra il banco, sierra il banco. Thomas Fuego. Thomas Fuego. Come lo devo dire? Così. Ho staccato l'ombrellone, non fa niente. Da poco piove. Non ce n'è sole. Dove dobbiamo andare? Ho perso l'indirizzo per colpa di questo pazzo. Ancora ci stanno cercando. Non sparare alla polizia, se no non me ne libero mai di questo. Non sparare. Fermo lì. Stai zitto e non sparare. Vediamo se ci liberiamo alla polizia. Ma perché fanno tutti i commenti, signora? Ah. Vado a farsi le uncinette, mi rompo le scatole. Ecco. Vediamo se... Vediamo se riusciamo ad andare all'indirizzo. Ah, raga, manco mi ricordo. Casa è distrutta, cos'era? Ah, qua passiamo davanti a casa di... Davanti a casa di... Ah no, è proprio vicino a casa di Gold. Di... Come si chiama? Di Tegeco. Il covo è al secondo piano. Scusa, mi ha detto third floor. Third in inglese è terzo. Perché c'è scritto secondo? Boh, non sbaglio di sottotitoli.
Ce l'avevo già questo, però mi servivano dei colpi. Charlie Brown. Eccoci qua. Permesso, buongiorno. Ah, ecco qui il nostro caro. Salve. Ciao. Ci siamo visti prima. Sei arrivato prima. Dove sei passato? Hey, you ready? Sure, let's do this. Nothing like selling some dope to let you know you're alive. Let's go. Sicuramente. Ora mi metto la vendo pure io, così mi sale l'adrenalina. Permesso. Buongiorno. Hey, what's going on, guys? What's going on? Che succede? Not much. Let's do this. You got the heroin, right? Right? Come on, let's do this quickly. But you got the heroin, correct? You're carrying it, correct? Un boy, no? Sì. What's wrong with you? You're being fucking weird. Not weird, man. I just want to know if you're carrying this. Sì, ce l'abbiamo. You ain't right, friend. No, come on, let's get out of here. LCPD! Ah, eccolo là, hai visto? La polizia. La polizia c'è. LCPD. LCPD c'è. Polizia. Dov'è l'altro? Tutti i poliziotti sono. Era una retata della polizia. Attenzione. Oh! Pensavo che si inaspetta un tiro mosso. Porca miseria, dobbiamo cambiare atteggiamento. Dobbiamo cambiare anche armi. Mi hanno appena sparato, ho bisogno di aiuto, ha detto. Chi non sapesse bene l'inglese. Oh! Miami Cooper Corps. Ce n'è un altro, aspetta, ora vengo da te, non ti preoccupare. Guarda. Hopla! Ah, e chi sono? Il cielo è sereno. Ma perché mi fate fare tutte cose a me, scusa? Vai avanti tu stavolta, vai. Vai avanti tu. Bravo, hai visto? Eccolo. L'ultimo colpo mi è rimasto. Esci la testa con l'ultimo colpo. Bang. 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 È morto. Ora sì. Questi sono tutti. Aspetta, ci sono mossi con la pistola. Li sfido, gli sparo in faccia così tranquillamente. Stammi vicino. Lo so che dobbiamo andare di qua. C'è bisogno, me lo dici tu. Oh, attenzione, c'è qualcun altro. Sì, abbiamo due stelle. Armi. Miami Super Cops. Guarda, Miami Super Cops. No, non c'è più nessuno. Ok, possiamo andare. Morto. Siete scarsi come SWAT, eh. Lasciateci in pace. Via, via, via. C'è una moto. Andiamocene. La sicurezza prima di tutto. Chi è questo? Non è stata una buona idea prendere la moto. Perché sono scarso a guidarla. Poi diciamo, se ci investono, ci ammazzo. Attento a non stare in mezzo alla strada. Ecco. Tranquillo. Tranzollo, anzi. Vediamo, c'è la polizia. Attenzione, fate largo. Perché siamo usciti dalla zona. Fermiamoci. Credo che li abbiamo seminati. Il piano di volanti stanno convergendo tutti sulla zona. Ok, abbiamo seminato. Che ma una moto giocato. O è Playboy che è alto 2,30 m, o è la moto che più. I'd fucking died instead of being caught by them feds. You take a bed on a heroin beef, you ain't seeing life for a long time. You riding up in that shit, yeah? Future in a max security pen ain't no future at all. You forget about them cats that do that sort of time. And if your friends on the inside, my man's Dwayne Forge is inside on a crack beef. He showed me some shit back in the day, but shit. When he gets out, if he ever does, it won't be the same world. It's different since this guy's been doing his bit. Shit changed. There'll be more to it than a crack tip nowadays. There'll be the smack tip,
The rap game, X, chronic, meth, shit. I'm looking into expanding my horizon. Sì, sì. Per farti più sostanze possibile. Reach for the stars and all that shit. Bravo, bravo. I don't see why a young kid from the hood can't make something out of himself. La radio nella moto. Street cats like me just get labeled as hips and push. Che sei un tossico gnaragnare drogato. That's just what I'm doing to get out of the ghetto. I don't see. Certo, così si esce dal ghetto. Si esce da uno e entri in un altro. Buying and selling that shit like any commodity on the trading floor. Only this commodity is illegal. Yeah, but Playboy is going legitimate. I wanna be one of them developer cats. Build some skyscrapers, see my name and build homes. Yeah, I thought you would want to build schools or something. Oh, sei scemo. Sta ad ammazzare. Gotta get me successful first. Ma cavolo, tanto così tanto male con la moto. Oh, insomma, stavo per mandarmela da solo. Attenzione alla polizia, vorrei che poi seguono di nuovo. Da passare. Ok ragazzi, abbiamo finito anche questa missione, la seconda con Elisabetta. Elisabetta Torres, la moglie di Dracula, di Bram Stoker, che non è Dracula quello di prima, Vlad, per lui, la moglie di Vlad. Chissà se lo sa che suo marito muore. Dracula, l'abbiamo ucciso noi. Magari a casa di Playboy, c'è pure il parcheggio riservato. Here we be, money. I'll hit you up when I need your ass. Se non sai fischiare, come facciamo? Ah, lo butta per terra il casco. Tienitelo tu, scusa, che vuoi da me? Non è mio. Io c'ho quello di Capitan America, guarda che bello. Vabbè. Allora, che dobbiamo fare? Abbiamo finito di... Non ci sono icon, c'è la M di Manny. Manny dell'era glaciale. Ma non è indietro l'altra parte. Chiamiamo Elisabetta per informarla, è andato tutto bene. La moto che accelera da sola, visto che il gas è a destra, ma lui non lo sta toccando. Ok, poliziotti, sì. Siamo da Manny. Ragazzi, eccoci qua. Lo sapevo, ancora non avevo investito. Sembrava strano, ancora non avevo investito. Niente, tutto a posto, non mi sono fatto niente. Fortuna, stavo andando piano. Fortuna, ripartiamo. Oh, eccolo là. Ma perché ogni volta che nei momenti meno opportuni mi chiama questo? Ah, buono. Quanto tempo da? Meno male. Aia, stavo parlando al telefono. Maybe, tra l'altro, maybe it was an accident, forse è stato un incidente, pum, ho fatto un incidente io. Il profeta, vabbè, meglio, era un modo per interrompere la telefonata, non l'ho fatta apposta, però... mi ha buttato il casco, ora ne voglio un altro. Spona dalle mie parti basse, questo è un altro casco, lo lasciamo qui. Speriamo che non mi richiami Roman, se è caduta la linea, mi dispiace, Roman. Mi guarda quante moto in fila, due per terra. È caduta la linea, non so perché... Dai, lì sta Giacomo. Ora mi investo di nuovo. Sì, la conosco. Addirittura. Should I not be doing business with her? No, man. She's a real good businesswoman in a star. Just don't get on her wrong side. Guarda la moto che scende da sola. Guarda. Io metto i piedi per terra e pattina la moto. Eccoci qua. Allora ragazzi, siamo qua. Tra l'altro sto morendo, non so se ve ne siete accorti, me ne sono accorto adesso. Vediamo se c'è qualche paninaro in zona. Ah, vero, c'è il negozio. Dobbiamo andare a mangiare. Basta. Lo sapevo che mi richiamava, mannaggia la miseria. Sì, forse è stato un incidente. Aspetta, mi tocchiamo ferro, non vorrei che... di nuovo. I'll give you shares and be later on. Sì, grazie. Ok, buongiorno. Mi la pistola voi. Salve, avrei fame. Prego. Sono stato costretto perché sono di fronte. Grazie, molto gentile.
buono sto panino, lo mangio con la faccia, non con la bocca. Grazie, arrivederci. È stato un piacere. Ok, adesso siamo pronti. Che è? Ancora, ma mi stanno tartassando, ci sono novità, fatti vedere, ho del lavoro per te. Sex. Ok, poi vengo. Aspetta che devo andare da Elisabetta qua. The Puerto Rican Connection. Elisabetta, scusa, da Manny dell'area glaciale. Teaches group one. Yo, man, you made me look gay, man. I warned you, bro. What? No, you don't look gay. You look a little metrosexual or something. Metro's good. It's good. Man, who the hell ever heard of a metrosexual ex-gangster, man? I'm a lord, man, not a lady. This show is gonna make me famous. You are gonna be famous. Shit. Yo, Nico, man, what am I supposed to do here, man? I got this film genius here making me look like a transsexual or something on TV, and now some punks been talking all kinds of shit too. What punks? Man, bitches I used to roll with, guys caught up in the game, punks in too deep, man. Yo, I tried, man. I tried to be a good guy. I said I'm reformed, man, but I'm pure ghetto, man. And this show is garbage. Oh, come on. We don't have to kill a shot, what? Man. Jeez. We need to go bust somebody, man. Do what you want, as long as it doesn't involve me. Hey, yo, man, we're brethren, right? Allora, siamo fratelli. Ma perché sono fratello di tutti? Ma scusa, la madre dei cretini è sempre incinta, come dice la mia professoressa Mamone. Salve, professoressa. Professoressa di italiano al liceo. La madre dei cretini è sempre incinta. See that, man? You see that, man? Yo, that is street right there, man. Not none of this shit. È aggiustata la telecamera. What the fuck is that, man? Stai calmo. Allora, eccoci qua. Vai a Halloween Bridge, al ponte di Halloween, sarà un quartiere. Sono uscite le commesse, potremmo sconcicarle. Attenzione. Salve. Ciao. Ehi, bellezza. No, tu no, non mi piace più tu. Ehi, bellezza. Sì, dico a te. Guardami. Perché non mi guardi? Perché non sbatti le palpebre? Sei una specie di cyborg? Dammi un bacio. Ah, no, scusa. No, niente, volevo un bacio. Sta a posto? Sì, tu fatti affari. Stavo dicendo, perché non mi dai un bacio? Perché corri come una demente? Dammi un bacio. Dai, dammi il tuo numero. Basta. Ciao, sono scocciato. Allora, andiamo. Andiamo ad Halloween Street. Guido fino a Halloween Street. Parte. Oh, che succede? Ah, non è partita la moto. Problema tecnico, scusate. Devo passare di nuovo dall'autostrada. Meglio, intanto il casello posso bypassarlo, visto che quello spazio lì è fatto per le moto. Dove passiamo di solito con la macchina. Con le moto è più semplice, passo dritto dritto, infatti. Cioè, proprio per non pagare il casello. Eh sì, perché intanto mi sto facendo i soldi con le missioni, non spendo sempre 5 dollari per il casello. Ecco qua, ci passiamo dritti dritti. Guarda. Opla, fatto. Semplice di così, si muore. Andiamo, dai. Ad Halloween Street. Allora, ragazzi, vi ricordo di guardare i video, se vi va, di Tomb Raider Definitive Edition su PS4. Vi lascio qui il link, come sempre, esattamente adesso, in alto a destra, la playlist per guardarvi i video. Guardateli perché sono divertentissimi, bellissimi, vi fate molto risate. Sicuramente conoscete la saga di Tomb Raider. Siamo su PS4. Tomb Raider Definitive Edition. Inoltre se volete vi consiglio di guardare i miei video sulle Guitar Corps, quindi io sono un chitarrista rock, l'ho già detto, faccio un sacco di video in cui faccio pezzi di chitarra rock famoso con la chitarra, quindi vi invito a guardarli se vi va. E niente, nel frattempo siamo arrivati a destinazione. Mi sono incartato. Chi è? Cos'è? Treno? Allora, devo seguire il treno? Il bersaglio su quel treno, segui il treno e fallo fuori. No, mi ricorda molto una missione di Grand Theft Auto San Andreas. Ho sbagliato a prendere la moto, che qua se investo e cado, ho perso la, perché il treno va molto veloce. Mannaggia la miseria, qua devo inseguire il treno. Non è semplice, devo guidare, devo stare attento a non accelerare troppo e non tirare il freno a mano, perché poi non c'è il freno a mano nella. Tra l'altro non c'è il freno a mano nella moto. Ecco, vedi, già ho sbagliato direzione. Va qua, tranquillo, è qua sopra di me. Non lo perdo, non lo perdo. Ho sbagliato io, dobbiamo seguire le rotaie. Semplice, guardate sopra. Però guardate anche davanti, no? Anzi, sono più avanti del treno. Lo anticipo, tanto basta seguire le rotaie. Vedete? Basta seguire il percorso del treno e non c'è problema. Ok, questa missione è molto difficile. Non è semplice seguire le rotaie, che se uno guarda la mappa si perde. Voi non dovete guardare la mappa,
che c'è, che le rotaie sono indicate dalla striscia grigia, no? Se guardate la mappa, vi perdete, dovete guardare le rotaie che ci sono sopra di voi e seguire la strada sottostante. Qua così, vedete? Però non imbecilli. No, non mi fai perdere tempo. Ho dovuto fare una deviazione perché c'è la strada a senso unico. Adesso scusa. Ok, ci siamo. Penso sia qui. Non so se è qua la stazione. Dovrebbe esserci la stazione, ok. Siamo arrivati. Pronti ad aspettare il bersaglio. Dovrebbe scendere da... Non so dove è l'uscita, forse qui. Ok, dovrebbe scendere da qui. Aspettiamolo. Ci accottiamo qua. Lo prendiamo di sorpresa. Pure il cecchino c'ho. Con cosa gli sparo? Bim bum bam, bim bum bam. No, che pugni no. Bim bum bam, bim bum bam, bim bum bam. Ok, col cecchino. Aggiudicato. State pronti. Eccolo! Ah, ce ne sono ancora? Ah, i bersagli, no il bersaglio. Dove sono gli altri? Fatevi vedere. Ah, ce n'è ancora? Ce n'è un altro, eccolo, l'ho visto passare. Fatti vedere. Signora, c'è un assassino, non vada da lì. Non vada di lì. Non passi di lì. Da lì, mannaggia, sono confuso. Dov'è questo? Si è nascosto. Via, via, via di qua. C'è un assassino, state attenti. Siccome sono io sono un poliziotto invece. Eccolo. Guarda dov'è? Cioè, si vede l'icona. Aia. Che fa? Ah, è nascosto sulla panca. Ok. Ci sono i computer. Questo ha fatto il... Se l'è fatta nelle mutande. Non ha avuto il coraggio di uscire. Ok, missione compiuta, ragazzi. Possiamo ripartire. Dobbiamo andare da Playboy X. Abbiamo l'icona. Abbiamo Manny. Yeah. You don't need to worry about people talking garbage no more. Sì, a parte che non sono biondo. Grazie, molto gentile, però mi paghi perché c'è il copyright. Allora, andiamo da Playboy X. Visto che ci sono le sue icone. Le missioni con Little Jacob sono finite. Erano un poche praticamente. Poi ci sono quelle secondarie, cioè chiamarlo per il lavoro. Che volta lo facciamo? Infatti noi seguiamo il corso degli eventi. Ecco appunto, parli della bamba e spunta lì il gioco. Dammi un coppio di telefono se hai bisogno di soldi. Se sei fatto, ma abbiamo del lavoro, infatti. L'ho appena detto. Le missioni secondarie, cioè il lavoro famoso. Questo caro lì il gioco per Batman alto 2 metri. Che mi chiama Mario. Ehi Mario! Tanto mi ha chiamato Mario. Chi è Mario? Sei confuso. Troppa gancia, ormai la c'è. Allora. Ripartiamo, cioè continuiamo. Ancora, sconosciuto. Non mi piace. Nico, vediamoci in fondo al molo di Castle Gardens. E chi è? Non c'è il sconosciuto. Ma si possono mandare gli sms con lo sconosciuto? Voi lo sapete, scrivetemelo nei commenti se lo sapete. I vecchi sms si possono mandare con lo sconosciuto come le chiamate? Ah, Gesù. Non poteva mancare Roman. Roman Bellic. Cosa stavo investendo per colpa sua? Hai ancora ricevuto le notizie del tuo fidanzato? Controlla la tua mail di... Ah, vero! Ci siamo dimenticati, ragazzi! Di French Tom! Ci siamo dimenticati di French Tom, ragazzi! E abbiamo chiesto l'appuntamento, vi ricordate? Il cugino di Lyle Rivas, Tom il francese. Dovevamo fare quella missione per continuare le missioni con Brusi. L'abbiamo dimenticato. Aia, cos'è botto? Niente, tutto a posto. Poliziotto impassibile. Questi pure in macchina impassibile. No, non è successo niente. Guardate che botta che gli ho lasciato. Vabbè, se è colpa mia, non li devo pagare i danni. Allora, dopo questa di Playboy X, andremo a fare quella di French Tom. Andiamo a andiamo all'Internet Caffè a controllare la cosa. Anzi, andiamo adesso, se ce l'abbiamo qua di fronte. All'Internet Caffè. Chi è? Michelle. Hey, Nico. Sì. Sì. Do you two know each other? Elisabetta seems to have a lot of friends. That's because she's a dealer, Nico. Junkies like to buy them with drugs.
You aren't getting involved in that world, are you? I'm trying to avoid it, Michelle. Or maybe I do a few errands for Elisabetta. Nothing serious, though. I am no dealer. If you need help with anything, Nico, just speak to me. If you want to get something off your chest, I'm a good listener, you know? I know, Michelle. Sai anche di sugare bene, oltre che ascoltare. Quindi. I can look after myself. I'm a big boy, okay. And I must make la moto rimane in equilibrio da sola, tra l'altro. See you soon. Yeah, Nico. C'ha le rotelline come quando eravamo piccoli. You soon. Ora ci ha messo, ora ha messo il piede a terra. Allora, entriamo in un altro. Abbiamo avuto un'esperienza negativa con l'internet caffè. Salve. Ti butto il casco per terra, ecco, tieni, te lo regalo. Intanto la signora ha cercato di accopparci, quella bionda. Allora, andiamo a vedere. Due email. French Tom ci ha risposto. Ehi là, ho appena visto che eri interessato. Che eri interessato nella tua presentazione. Teniamoci in contatto. A dire il vero, la mia casella si riempie ogni 10 secondi da quando ho messo l'annuncio. Ehi, sì, è arrivato, tutti lo vogliono. Stavo inviando un mucchio di rifiuti quando mi è caduto l'occhio su di te. E ho capito subito che non sei come gli altri. Ehi, e chi sei? Beh, fatto che non sembri povero o grasso, è già un buon inizio. No, non sono né povero né grasso, in effetti. Voglio dire, questi sfigati non meritano un bel tipo come me. È molto modesto il ragazzo. Questi di passare al 69th Street Dinner di Ove. Ah, ci siamo già andati, vi ricordate, con Michelle quando si è zucata tutto. Non dimenticare il portafoglio, il conto è tuo. Ah, pure, indosserò una rosa rossa. Indosserò una rosa rossa, che le rose si indossano. Buh. Di solito passo di là intorno a mezzanotte. Conosco il posto, ci vediamo lì. Big cash, guadagna soldi senza problemi. I soliti messaggi spam. Non aprire, che sennò virus. The Roman Empire Wealth System, cioè l'impero di guadagno, sistema di impero di guadagno, cioè il sistema di guadagno dell'impero romano, scusate, Roman Empire, sistema di guadagno dell'impero romano. Cesare l'ha inventato, Giulio Cesare. Ok, abbiamo appuntamento a mezzanotte alle venerdì a mezzanotte. Ripartiamo, stavamo andando dal nostro caro amico Playboy X, che qua dietro. Ancora! Brusi, che c'è? Vai ad agghindarti da Perseus ad Halloween. Tutte le persone di classe ci vanno. Faccia anche tu. Rifatti un po' quel cacchio di guardaroba. Bello, sei genericamente diverso. Ma per farlo devi vestirti con classe. E così si fa. Ah, è un negozio di abbigliamento. In effetti mi hanno scocciato di vestirmi con i vestiti russi importati. Demonstration for beginners. Hey, what's up, money? Hey, come on. Ladies, give me a few minutes. Dov'è? In un attimo. Buongiorno. Ah, complimenti per la per l'educazione delle signorine. Mi fa il dito medio quella. Look at it. All them tiny ants down there. Man, shit is crazy. So I guess you do okay. Tutto yeah, okay. Okay. But what about you? What motivates you? Well, I need money. This pays. I can do it. Vai, possiamo fare tutto. I live or die. And I'm looking for someone. Someone special? Yeah, you could say that. So, why do you need me? Perché bisogno di me? For good guys, build an army. But in my work, the people change. Money changes people, not me. I'm still a hustler from these streets. And I heard good things about you. Okay. But I'm warning you. I'm not low budget. Do I look like I live low budget, dog? Yo, player! Fuck you want. There's someone here for you. Yeah. Dwayne or some shit. Dwayne. I don't know. Ah, Dwayne. È uscito. My eccolo. What's eccolo. Up, son? È uscito 20 secondi fa. You didn't tell me you was quello diceva, chissà se esce, ed è uscito. Dwayne, eccolo qua. Non ce lo presenti? Oh, non ci guarda. Dwayne Nico. This is Nico. Nico Dwayne Forge. Told me everything I know. Dwayne Forge. Not everything. È un piacere. Che è? Un messaggio mi è arrivato. So, hey, man, ho sentito BB, era un messaggio. Sarà Roman che rompe le scatole. What's the plan? Pick up where we left off. I'm out, I'm back. We keep on rolling. You say we? Yeah, we. Unless you too fine. What? Your silk sheet?
fancy dress wearing life too big for me now? Oh, è uscito il boss, quindi devi dare conto, devi rendere conto a lui, a Dwayne. Sì, può darmi una mano coi soldi. C'ha una faccia, Nico, non è convinto. Andiamo da fare. Dammi un istante. Sì, è passato un istante. Sei troppo lento. Che fa? Ain't folk quick to forget. Sì. Some folk. Yeah, that's the truth. Io non dimentico. Where did you get out from? Io perdona, io no. Preschool. Non sei riuscito alla seconda. Dwayne, we got a roll. Dobbiamo andare. Please make yourself at home. Certo. This is your home. È certo che è casa tua. È casa sua, certo. This jet money. Non sembra che sia molto contento. Attenzione. A quanto pare erano fra amici, insomma, quello c'ha 10 anni più dell'altro. Lui è finito in carcere. Che succede? No, aspetta. Giovedì? No, quando? È domani. A mezzanotte! Porca miseria. Adesso! Devo incontrare French Dom. No, a mezzanotte di venerdì. Cioè adesso. È giovedì, porca miseria. Vabbè, riprendiamo un altro appuntamento. Allora, probabilmente stavo dicendo, erano amici. Quello è andato in carcere, questo qui, Playboy X, si è preso tutte le cose, è diventato il capo. Era qui, non è d'accordo, attenzione. Ma devo andare a un cantiere, se voglio fare un salto. Yes! Vada qua, un professionista. Insomma, non tanto. Vabbè, era solo per farlo stare zitto. Sei morto? No, allora non fa niente. Comunque, dobbiamo andare a un cantiere edile e fare fuori qualcuno. Casco, mamma mia. Mi facciano pure la moto. C'è la mafia? Non devi dire prima. Ah no, ma vado avanti, giro in fondo. Ah sì ragazzi, ricordate la gru questa qua gialla, questa che c'è in centro città, l'altro ci possiamo anche salire. Ma basta passare di qua. Ah certo, sempre noi ci stanno facendo lo sport. Si spaventano tutti, fanno tutti i mafiosi, boss. Quando si tratta di premere il grilletto lasciano fare agli altri. Incontra French Dom. Lo so, ma mi sono dimenticato. Che è caduto come un pirla. Eccolo là. Non è che ho lasciato indietro quel boy, è caduto come un cretino. Sali! No, invece non ti faccio salire! Non ti faccio salire! Dai, sali, va. Andiamo. Non so se ti ha detto, no, ti sarei solo... Ti farei... Sarei solo un peso per te. Infatti è caduto proprio dalla morte. Quanto è preso? Pensa un po'. Ok. Ok, è caduto il palo. Siamo arrivati? Siamo vicini comunque. Questo è il porticino, il cantiere. Siamo arrivati. Ha lasciato delle armi nel baule della macchina vicino a una guardia giurata. Sei un grande. Sei un grande. Tra l'altro bella macchina. Ora se rimane qua me la prendo questa, ragazzi. È nera, tutta nera lucida. Yo, there's three lookout cats making sure no one makes move on the site. You best take them out with the rifle before you hit up the rest of them. Guarda dove sono, sulle gru. I'm gonna get in a position where I can see all the shit going down. If you can take out the main, sì, ma che ci fanno questi con la K-47 su una gru a 20 metri di altezza? Chi vogliono colpire? Ma con le cose, i palumi prendono in quel modo. Le colombe, detto in... Fai fuori le guardie. Dove devo andare? I needed to find a cat like you. Sì. A badass motherfucker who ain't afraid to take non funziona bene. Ma ti butto di sotto. Tu col binocolo e io mi devo sporcare le mani. Speriamo che la macchina non serve perché la voglio io. Me la metto. Dove me la metto? Nell'altro parcheggio me la metto. Dove c'è la macchina rossa. Siamo arrivati? Staccati. Ok. Un altro fucile da cecchino. Anche altre armi. Ho una granata. Questo, K47 non ce l'avevamo, e basta.
Allora, sistemiamo quelli col fucile da cecchino. Con la K47. Qua c'è il primo. Boom. Defunse. Buon voyage, manda una cartolina quando arrivi. Boom. Niente, tutto a posto. È morto con le gambe all'aria. C'è un altro che si è insospettito. Che succede? Che succede? Niente, morto pure lui. Aia, sulla macchina, che è uguale a quell'altra, tra l'altro. È un brutto volo ha fatto. E l'altro dov'è? Ne manca uno. Dov'è? Dov'è? Ne manca uno. Dov'è? Dov'è quello che manca? Ah, eccolo, non lo vedevo da questa angolazione. Quello è rimasto là sopra almeno, così non vedo il cadavere. Posso ammazzarli da qua? Guarda quanti sono, li vedo da qui. Boom. Boom. Li ho visti da qua, faccio prima, scusa. Invece di sporcarmi le mani, guarda che sono bellini, tutti armati sono, eccoli là. Boom. Questo mi ha visto però. Boom. Ce ne saranno altri, però intanto spariamo a questi e ci liberiamo di questi nel frattempo. Non sarebbe ma... A quelle due ho sparato prima. Non ne vedo altri, ne vedete voi ragazzi? Io ne vedo più. Ah, no, quello è morto prima. Ah, eccolo là, questo è indifferente però. No, ho mancato. Ok, è morto indifferentemente. Scendiamo giù. Ne abbiamo ammazzati diversi, dai. Purtroppo ci siamo persi l'appuntamento con French Tom, perché doveva essere adesso. Ma non potevo... Come facevo? Ho fatto tardi, cioè... Nel senso, lui mi ha risposto tardi alla mail. Non poteva darmi un appuntamento più tardi. Non ho comprato manco i vestiti, anche volendo. Questa me la metto... me la porto. Che dopo me la porto? Me la lascio davanti al cantiere. E me la porto, questa. Lascio qua, guarda. Parcheggiata qua. La lascio qua. Ecco, così poi me la vengo a prendere. Andiamo, ragazzi. Operazione Miami Super Cops. Entriamo. Sì, scavalca però. Ecco, bravo. Pronti. Fermi tutti! Polizia! No, scherzo. Inizia. Ma cosa è entrato, già? Ma sono 200, dove vado io da solo? C'è gente anche al piano di sopra. Si è andato. Si è andato. Ah, devo sparare a quelli là col pallino rosso. Credo siano i capi cantiere. I capi mafiosi del cantiere, insomma. Aia, chi è? Ah, sono deficiente, dov'è? Esci, che t'ho visto. T'ho visto. Grazie con tua sorella. Esci. Dove sei? Guarda che mira, ragazzi. Un professionista sono. Esci da dietro la colonna. Fai spaventi. Dove sei? Ha! Andiamo avanti. Devo salire su. Saliamo su. Sento delle voci. Dove siete? Che succede? Guarda. Granata. Perché la granata? Io non voglio lanciare una granata. Faccio di testa mia. Certo, mica come te. Oh, che fa questo? Ah, si è svegliato, stava dormendo. Era distratto questo. Sapeva che fare. Questi li ho ammazzati prima col cecchino. Infatti l'avevo detto che era meglio ammazzarli prima. Così mi risparmio un po' di tempo. Non puoi spararmi mentre sono distratto, non è valido.
È un elicottero. L'ho visto l'elicottero. Ah, sta scappando quello con l'elicottero. Non ci riuscirai. Infatti l'elicottero è scoppiato. Era quello? Sì, è andato. Morto. Dovrebbe essere finita la missione. C'è rimasto solo lui. Ok, è andata. Tutti morti. Inizio, bella operazione. Ho fatto. Sindacato. Infatti. Grazie, è stato un piacere. Andiamocene. Mi seccavo a fare le scale. Ok. Vediamo se è saltato l'appuntamento con French Dom. Eh sì, è saltato l'appuntamento con French Dom. Era proprio a mezzanotte. Ma non mi ha dato il tempo di andare a comprare i vestiti anche volendo. Non avevo neanche il tempo di andare a comprare i vestiti. Devo. Il poliziotto non vi dice niente che scavalco. Vabbè, non sto commettendo nessun reato. Siamo usciti dal lato diverso. La macchina è in un altro posto. French Tom, non sono potuto venire all'appuntamento. Immagino che tu non mi abbia stimolato abbastanza. Ma posso essere lì alle 8. Allora, è stato rinviato l'appuntamento. Ah, non sono potuto venire, ha detto. Quindi, oggi alle 8 del mattino. Sono le 4. Va bene, ragazzi. Sono le 4. La macchina è lì. Non lo so se ci arriviamo in questo video all'appuntamento. Penso di no a questo punto. Lo faremo nel prossimo appuntamento. Intanto dobbiamo andare a salvare. La casa è a 300.000 km. Vado dove devo arrivare per salvare la partita. Io volevo chiamare un taxi. Però non volevo perdere la macchina perché è troppo bella. Che facciamo, ragazzi? Voi che dite? Boh, andiamo con la macchina. E poi andiamo con la macchina, me la conservo. Sì. Wayne, sì. Certo. Tu compreso. Si vede che il passato era meglio del presente. C'era la lira, si stava meglio, infatti. Ha ragione Dwayne. Si stava meglio nel passato. Ah, mi sta dicendo vai da lui. Eventualmente. Ah, mi ha dato il numero di telefono di Dwayne. Posso andare a trovarlo eventualmente. Poi andiamo. Tanto ora andiamo a casa a salvare la macchina. E ancora non ho rotto, stranamente. Ecco, la romperò adesso. No, un graffietto che ho fatto qua sul paraurti. Ecco, un altro graffietto sullo stesso punto. E un altro graffietto sempre sullo stesso punto. Abbiamo spona di nuovo. Tutto aggiustata, non fa niente. Bella però, guardate i cerchi, tutti cromati. Pensa, la macchina di qualcuno importante. Infatti io sono importante. È proprio così. Chi è? Elisabetta, che vuole? Pronto? Che è? Oh! Che succede? Sì. E qui viene a perdere la pazienza e comincia a sparare. Sì, c'è un litigio in atto. Tra... c'è una rissa tra Elisabetta e... cosa? Elisabetta... inizia, quante icone ci sono adesso sul radar? Non so dove devo andare. Alla prossima puntata, ovviamente, ragazzi. Noi ci fermiamo qui. Tra poco ci fermiamo, tempo di andare a casa a salvare. Tempo di andare a casa a salvare. Siamo quasi arrivati. Pensavo fosse più strada. Poi andremo intanto da French Tom. Prima andiamo da French Tom, perché c'è l'appuntamento con French Tom. Poi andiamo da Elisabetta, visto che la situazione qua è grave, tra lei e... coso? Tra lei e Little Jacob, e poi andiamo da... magari da Dwayne. La prima volta da Dwayne e poi da Playboy di nuovo. Eccoci qua. Ah, sta carriola, dalla davanti a casa mia, non deve stare. Ecco. State zitti, fate gli affari vostri. Siamo arrivati. Ok, ragazzi. Eccoci qua.
questa puntata è stata strepitosa, siamo partiti subito col botto. Niente ragazzi, ci fermiamo qui per questo settimo episodio. Un saluto dal vostro Ivan Marshall e da Nico, ciao!